Deponiamo dei fiori davanti al monumento italiano e assistiamo alla cerimonia di commemorazione. Ascoltiamo parole che ci esortano al ricordo. Il vasto piazzale interno del campo è circondato dagli edifici degli alloggi e dai luoghi di detenzione e tortura. Le baracche erano rettangolari, con un ingresso sul lato corto e a fianco era ricavato una specie di locale dove si trovava il capo baracca. Sui due lati c'erano le file dei castelli. È sui castelli di legno che dormivano i deportati e ogni posto era occupato da tre o più persone. Lì si era disposti testa contro piedi. Non c'era alcun tipo di mobilio, tavoli, panche o cose del genere, tranne nella zona centrale dove c'era una piccola stufa. Partecipiamo a una manifestazione insieme alle rappresentanze di molti paesi che hanno conosciuto il dramma delle deportazioni. Tutta la nostra attenzione viene concentrata su di un uomo, un deportato polacco che si separa dai suoi connazionali. Vaga come un fantasma, immerso nel mare dei ricordi del passato. Il suo corpo, seppur appaia imponente per l'altezza, trasmette fragilità. Gli occhi scavati e persi nel vuoto esprimono l'urlo della sua anima. Dimenticare vuol dire lasciare dietro sé una parte di noi. E mentre cambiamo colore, il campo intorno a noi il grigio testimone. E si sogna che c'è un grande prato dove tu puoi respirare. E si sognava poi che i lupi ci leccavano le mani. Neve diventeremo, che poi si scioglierà col primo sole. Dentro ci cercheremo, per poi trovarci nella terra come un fiore. Questa strada e ricordare ogni parola, immagini infinite nella mente e nell'aria. E si sognava che c'è un grande lago dove tu ti puoi gettare. E si sognava poi che i corvi ci slegavano. Never.
scioglierà col primo sole.